Bentornati amici blucerchiati, clamoroso a Marassi in modo molto inaspettato, la Samp interrompe la striscia di 8 vittorie consecutive dell'Inter, sconfiggendola per 2-1 grazie ai gol di Candreva su calcio di rigore e al raddoppio di Keita. Non basta all'Inter il gol di Stefan De Vrij nel secondo tempo, un secondo tempo di sofferenza totale, un primo invece in cui la Samp se l'è giocata un po' più a viso aperto, andando ad aggredire alto l'Inter, rischiando. È evidente che per vincere una partita con questo divario tecnico gli episodi devono andare in un certo modo e è andata bene alla Samp, soprattutto sull'episodio che poteva spaccare il match in apertura, e cioè il rigore concesso giustamente all'Inter per il mani di Thorsby, ma parato da Emil Audero che ha ipnotizzato Alexis Sanchez. È andata bene anche sull'azione susseguente, cioè sulla traversa presa da Ashley Young. Poi la Samp il rigore se l'è preso, l'ha trasformato e poi secondo tempo di sofferenza totale. Comunque, tutto nasce grazie al grande inizio di Emil Audero. Iniziamo con le pagelle. Migliore in campo, 8 in pagella per il nostro portiere. Ce lo siamo detti tante volte anche in questo appuntamento. Aspettavamo il primo rigore parato da Audero questa è la terza stagione alla Samp. Ha scelto un palcoscenico, un contesto, un'occasione non banale, direi, appunto parandolo all'ex attaccante di Barcellona e Manchester United. Poi, evidentemente, questo episodio, questo gesto tecnico pazzesco gli ha dato un boost di fiducia e personalità, sicurezza per tutto il resto della partita, uscite puntuali, parate non banali durante i costanti e frequenti assedi dell'Inter. Migliore in campo, Emil Audero, voto 8. Ha retto alla fine, anche se è stato molto sotto pressione la difesa, che vedeva Yoshida, terzino destro, riconfermato ancora una volta con Berezinski che poi è entrato, e questa è un'ottima notizia. Yoshida 6 e mezzo, è riuscito a tenere la barra dritta nel primo tempo in cui il suo avversario era tante volte Young, a volte Sanchez che si spostava da quella parte, cileno che comunque ha giocato una bella partita e ci ha dato parecchio fastidio al di là dell'episodio del rigore. Ha chiuso da centrale e anche lì il suo habitat naturale bene, Maya Yoshida. Positivo anche Lorenzo Tonelli, 6 e mezzo, il centrale toscano, che poi è uscito per far entrare appunto Berezinski. Non si è fatto ammonire Tonelli, è stato decisivo secondo me nel primo tempo, nella condotta aggressiva e con la difesa che provava ad andare in avanti, a disturbare la costruzione dell'Inter. Quando vai a pressare alto una squadra come l'Inter, quando l'Inter, e lo ha fatto tante volte, riesce a uscire con la costruzione, a saltare il primo pressing, le marcature sugli attaccanti avversari, in questo caso Tonelli andava su Sanchez o su Martinez, deve essere asfissiante, non devi farti saltare in nessun modo. E Tonelli è riuscito a restare solido, robusto, così come ha giocato una buona partita anche Omar Colley. 6 e mezzo anche per il Gambiano. Alla sfortuna, è un po' di colpa Colley di essere stato protagonista in negativo negli ultimi due gol presi dalla Sampdoria in questo 2021, nei due gol che ha preso la Sampdoria, quello di Dzeko e quello di De Vrij. Oggi, chiaro, gli sono scappati, gli è scappato Dzeko a Roma, De Vrij non l'ha controllato abbastanza bene nella partita contro l'Inter. Dopodiché, secondo me, è una prestazione buona di Colley che si inserisce in un contesto, in una scia, in una sequenza di partite in cui il centrale Gambiano si è dimostrato solido, concentrato, pronto, e apprezzo anche il fatto che non fidandosi dei suoi mezzi tecnici che sono limitati, non prova disimpegni elaborati. Sei sotto pressione con l'uomo che lo accompagna verso il fondo, piuttosto deposita e fallo laterale e la Samp si rimette a posto. Ha fatto invece molta molta fatica Tommaso Augello, che è stato il punto debole, l'anello debole della difesa della Samp in questo match 5 per il terzino sinistro milanese, lombardo, ex Spezia, Gian Arminio, che è stato letteralmente fatto a fette da Hakimi, che era un cliente scomodissimo e lo ha puntato continuamente. L'Inter ha capito che era lì che bisognava andare a battere e lo ha fatto, e tante volte Hakimi è passato, Lautaro Martinez pure. Spesso si è allargato sul lato di Augello e tante volte Augello si è fatto saltare con eccessiva facilità. Sono stati bravi i suoi compagni a aiutarlo con i raddoppi, con le coperture.
Credo che non sia stato un caso che nel secondo tempo Ranieri abbia invertito le posizioni di Thorsby e di Silva, che pure nel primo tempo il portoghese che giocava sul centro-sinistra ha aiutato da quel lato Augello, ma Thorsby lo poteva e lo ha fatto meglio. E comunque ha fatto il suo Augello in fase propositiva che c'è stata nel primo tempo, la Samp nel secondo praticamente non ha mai attaccato e quindi una prestazione da dimenticare, ma la dimentichiamo volentieri perché il risultato alla fine è arrivato anche grazie a una buona partita di Antonio Candreva, 6 e mezzo per l'ex di questa partita, che con personalità nel primo tempo si è preso un po' di iniziative, ha trasformato il calcio di rigore, ha tra l'altro rigore guadagnato da Tonelli a cui abbiamo dato 6 e mezzo e Tonelli si è preso il rigore andando a colpire di testa, aveva preso la traversa anche sullo 0-0, quindi importante. Candreva, quindi scelte abbastanza giuste nel primo tempo quando aveva il pallone tra i piedi, provava come sempre fa a non rimanere sul binario di destra ma farsi vedere anche in altre zone del campo, è calato nel secondo tempo, ma mi è piaciuto il fatto che si sia molto applicato nella fase difensiva, nelle rincorse e nell'appoggio a Yoshida prima e Berezinski poi quando l'Inter spingeva anche da quel lato. Thorsby, 6 e mezzo, il salmone, solita partita di garanzia, in più ci ha messo anche una buona gestione del pallone. Secondo me, nel primo tempo la Samp ha avuto un bel momento a cavallo più o meno nella parte centrale del primo tempo, dopo l'1-0 e della fase che ci ha portato anche al gol del 2-0, in cui è riuscita a far correre a vuoto un po' l'Inter con un bel possesso palla, con un Silva che era ispirato, e arriviamo anche a Silva che prende 6 per la sua buona gestione nel primo tempo dei palloni che ha saputo toccare e ha saputo anche partecipare il portoghese all'azione difensiva. Azione difensiva in cui si è impegnato tantissimo Jakub Jankto, oggi con la fascia di capitano e secondo me ci sta perché è un giocatore che ha dimostrato di avere attaccamento alla nostra maglia e di non far mancare mai il suo apporto dal punto di vista del sacrificio, dell'applicazione, tanti rientri, c'era tanto aiuto da dare su quella fascia lì, proprio perché arrivava Hakimi, questo però non ha fatto mancare le sue proiezioni offensive, che oggi non hanno fatto male, ma ci sono comunque state. Ha fatto molto, molto male all'Inter, Mikkel Damsgaard, e bellissime cose abbiamo visto, purtroppo, per come siamo abituati, mi arrivano anche brutti pensieri, perché se Damsgaard fa una partita del genere contro una grande squadra, che peraltro lo stava già osservando, la prima parola che purtroppo ci viene in mente è plusvalenza e non deve essere così, almeno da tifosi, godiamoci Mikkel Damsgaard, speriamo che rimanga su questi livelli e rimanga con noi il più a lungo possibile. Una partita giocata così come nel finale a Roma da appoggio alla punta, a Roma era Quagliarella, oggi era Keita, quindi volevo vederlo un po' senza il riferimento della linea laterale vicino e ha fatto una signora partita il danese che tra l'altro personalità da vendere perché al cospetto anche di giocatori smaliziati, esperti, non ha, ha perso pochissimi palloni e raramente si è accontentato della giocata banale. Gli highlights della sua partita sono evidentemente l'azione che porta al gol di Keita con una gestione scappando prima e poi mettendosi alle spalle il difensore dell'Inter con il dribble de vacca, visto che siamo in periodo di celebrazioni degli 80 anni di Pelé, il dribble de vacca è quel dribbling appunto in cui mandi il pallone da una parte e fai il giro dall'altra per superare l'avversario, così Damsgaard si è liberato per poi crossare perfetto per Keita nell'occasione del 2-0. Keita 7, suo gol, peraltro simile a quello segnato contro il Sassuolo che all'epoca non era servito, questo invece è stato fondamentale. È calato anche lui nel secondo tempo, si è fatto ammonire, però si è dimostrato disponibile anche in una partita in cui c'era da fare tanto sacrificio e ha dimostrato che, visto che spesso sentiamo parlare di Samp che avrebbe necessità di un giocatore alto, fisico, che contrasti i difensori avversari sulle palle alte, certo, farebbe comodo perché la Samp, l'attaccante sopra il 1,90 m non ce l'ha, perché credo che la gomina non ci arrivi. Keita è 1,84, ma è un giocatore che col fisico comunque sa farsi rispettare. Chiaro, non può andare a contestare una palla alta a Bastoni, a Skriniar, a De Vrij, ma se gli arriva la palla addosso con un giocatore che lo attacca da dietro, la sa controllare, pulire, difendere, tenere, perché ha una tecnica pazzesca. Quindi il suo gol ci ha permesso di metterci in trincea nel secondo tempo.
è stata una scelta, ma insomma la scelta l'ha fatta soprattutto l'Inter attaccandoci e non facendoci respirare, ripeto, è andata bene, ma i nostri se la sono anche un pochino meritata, poteva finire in tanti modi questa partita, per una volta va bene. Alla Samp, qualche nota sui subentrati, un 6 a Berezinski, che non è stato particolarmente sollecitato quando è entrato, quelle due o tre chiusure che ha dovuto fare le ha fatte bene. È entrato anche Askildsen perché Silva non ce la faceva più, si è fatto male il portoghese, speriamo niente di grave. Il momento peggiore per entrare, credo, per Askildsen, perché è una partita di pura sofferenza e pressione massima in quel momento dell'Inter. L'unica cosa che gli abbiamo visto fare, se non un paio di tentativi di intercetto, è stata l'ammonizione per la trattenuta ad Hakimi, ed era la cosa da fare in quel momento. Quindi, intanto, minuti che servono per farlo calare nell'atmosfera, nel clima del calcio italiano della Serie A. Lerì, che si è messo lì sulla sinistra a supportare la fase difensiva di Augello. Gli do 6, anche se dopo essersi esibito in un intervento, se vi ricordate, nel derby di Coppa che quasi uccideva Marchetti, stavolta io non so che cosa si sia fatto D'Ambrosio, e anche qui non credo sia entrato per far male, ma quell'intervento su D'Ambrosio è evidentemente dettato dalla foga di mettersi in mostra, la voglia, eccetera, di recuperare un pallone. Lo stava recuperando, aveva appena intercettato lui, quindi era stimolato ad andare con tutte le forze alla caccia di questo pallone, però. È entrata veramente sconsiderata, non credo sia stato neanche ammonito, ma comunque. E chiudiamo con Lagumina senza voto, perché insomma è entrato negli ultimissimi minuti, significativo il fatto che non sia entrato Quagliarella. Ranieri ovviamente non ha parlato di cose, mercato, eccetera, eccetera. Non era la partita probabilmente di Quagliarella, che peraltro aveva fatto 70 minuti molto molto dispendiosi domenica all'Olimpico, quindi al netto di tutte le voci di mercato è un'esclusione che ci poteva stare. Poi peraltro lo stava anche mettendo Quagliarella, poi ha cambiato idea. Comunque, non ci pensiamo, ci penseremo se succederà qualcosa dal punto di vista del mercato. Non, direi che è il momento adesso di goderci questa vittoria per 2-1 sull'Inter. Merito di Mister Ranieri, 7 per il nostro allenatore che ha portato avanti con grande coerenza la difesa della propria squadra, la difesa dal punto di vista comunicativo che l'ha sempre sostenuta e in questo è stato ripagato. La squadra, le prestazioni le ha fatte, poi il suo calcio, il calcio che fa la Sampdoria esteticamente non è bello, però è un calcio che mette probabilmente i giocatori della Sampdoria nelle condizioni di esprimersi al meglio. L'abbiamo visto contro una squadra fortissima, contro l'Inter. Secondo me è stata decisiva comunque la gestione, la strategia di gara nel primo tempo. Perché appunto abbiamo accettato di andare a aggredire l'Inter subito dal giro palla. Era un rischio, l'Inter tante volte è uscita, si è trovata al campo aperto, però in qualche modo siamo riusciti poi a preoccupare anche noi l'Inter, e questo ci ha portato a realizzare i due gol che alla lunga hanno deciso il match. Prossimo impegno lo Spezia al picco, ma intanto godiamoci questa vittoria che ci permette di raggiungere i 20 punti in classifica, quindi sulla proiezione saremo già sui 40 della salvezza facendola sul tutto il campionato, quindi vediamo quanti punti facciamo nelle prossime tre partite per capire che girone di ritorno sarà. Grazie a tutti, aspetto i vostri commenti qui sotto. Ciao!